Speranza, riconciliazione, pace. Davanti a 100.000 fedeli in piazza San Pietro e via della Conciliazione in Vaticano, Papa Francesco rinnova l'appello che più gli sta a cuore nella domenica di Pasqua. Con il pensiero rivolto all'Ucraina e a tutti i conflitti del mondo citati nel messaggio Urbi et Orbi, da Gerusalemme al Libano, Siria, Iraq, Congo, Myanmar e Yemen. Sia pace per la martoriata Ucraina, così duramente provata dalla violenza e dalla distruzione della guerra crudele e insensata in cui è stata trascinata. La pace è possibile, è convinto il Pontefice. Doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti. Si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre, l'appello del Papa. Alla richiesta di una tregua si sono uniti tutti i rappresentanti delle religioni monoteiste in Ucraina. Dei omnipotentis, patris et fili et spiritus sancti, descenda super vos et maniat semper. Atti simbolici e concreti come l'accoglienza al sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, presente in basilica con alcuni parlamentari nella messa del Sabato Santo, quando il Papa ha pronunciato anche in ucraino: Cristo è risorto.